passiamo all'oggetto numero 38, interventi volti a sostenere la costituzione e operatività della filiera della carne di cinghiale nella regione Umbria. Prego consigliere Peppucci, risponde l'assessore Morroni. Grazie Presidente. Oggi presento questa interrogazione alla Giunta regionale perché c'è un problema evidente che fa riferimento al numero enorme di ungulati presenti nella nostra regione, presenti appunto un numero troppo elevato ormai da tanto tempo, e so che la Giunta regionale e la figura, la persona dell'assessore Morroni sta da mesi lavorando proprio per cercare di risolvere, per dare risposte concrete a tutto il territorio della Regione Umbria proprio rispetto a questo tema. L'interrogazione che oggi faccio alla Giunta regionale fa riferimento all'istituzione di una filiera della carne di cinghiale nella nostra regione. In particolare questo è un tema che come Lega stiamo portando avanti a livello nazionale ma in tante altre regioni d'Italia. L'Umbria già aveva avviato un progetto pilota realizzato nelle stagioni venatorie 2018-2019 e 2019-2020 proprio rispetto alla filiera della carne di cinghiale nella nostra regione, che aveva comunque dato anche buoni risultati sia in termini di utile economico e di tracciabilità. Come ho detto, in Umbria la proliferazione incontrollata dei cinghiali selvatici genera ogni anno ingenti danni. Nonostante tale massiccia presenza, la carne di animali selvatici viene venduta soltanto nei supermercati dove si acquista congelata e di provenienza estera. Per questo motivo diverse regioni appunto hanno da tempo adottato interventi per favorire la commercializzazione della carne di animali selvatici e certamente la creazione di una filiera delle carni di specie selvatiche potrebbe rappresentare una risposta efficace alle strategie che mirano a ridisegnare l'agricoltura in chiave sostenibile, contrastando anche le tante forme di illegalità riscontrate nella commercializzazione di questi tipi di carne. Per di più, con il progetto di filiera è possibile trasformare il problema del numero dei cinghiali sul territorio in un'opportunità economica in termini di posti di lavoro, integrazione di reddito delle aziende e valorizzazione del territorio. Inoltre la vendita di carne di selvaggina attraverso una filiera di carne controllata e certificata può far emergere anche un consumo regolare di questo prodotto e anche sicuro per il consumatore. È chiaro che tutto questo deve essere riparametrato anche rispetto alla situazione che stiamo attenzionando con la peste suina, con il verificarsi della peste suina. Ma anche in considerazione del progetto pilota che era stato realizzato nella nostra regione, interrogo la Giunta regionale per sapere se c'è una possibilità tecnica, economica e giuridica per la costituzione e l'operatività della filiera della carne di cinghiale in Umbria e quali interventi si intendono adottare per stabilirne i requisiti di tracciabilità, qualità, igienico-sanitaria al fine di una sua realizzazione. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie presidente, consigliera Peppucci. La legge 157 del 92 stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e dà facoltà al cacciatore di impossessarsene mediante l'esercizio dell'attività venatoria. Pertanto i capi abbattuti durante la caccia diventano di proprietà di colui che li ha abbattuti, il quale ne può disporre l'utilizzo in autoconsumo o cederla a terzi secondo determinate modalità. Per regolamentare la cessione e contemporaneamente garantire il rispetto delle norme sanitarie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato nel marzo 2021 le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica, un documento che dettaglia le procedure dei controlli sanitari a cui devono essere sottoposti i capi di selvaggina
prima della immissione in commercio. Sono in corso di approvazione le linee guida regionali. Una filiera delle carni di selvaggina, per avere una sostenibilità operativa ed economica, deve avere una regolarità di rifornimento della materia prima, che non può essere basata sull'attività venatoria, considerato che, come sopra indicato, la discrezionalità dell'utilizzo dei capi abbattuti permane in capo al cacciatore, che può arbitrariamente decidere cosa farne. Nelle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale, invece, la proprietà dei capi abbattuti durante le operazioni rimane della regione. In questo caso possono essere organizzate forme di sfruttamento della risorsa selvaggina che garantiscano un flusso abbastanza regolare e costante, consentendo altresì l'immissione sul mercato di carne pregiata ed il recupero di somme da utilizzare nella gestione faunistica, compreso l'indennizzo dei danni causati all'agricoltura. Pertanto l'attivazione di questa filiera è auspicabile e fattibile, e colgo l'occasione di questa interrogazione della consigliera Perpucci per rendere partecipe l'Assemblea che gli uffici dell'assessorato stanno lavorando da tempo ad una proposta di filiera. Il progetto è pressoché pronto, nel mese di febbraio sarà oggetto di confronto con le associazioni del mondo venatorio e le associazioni del mondo agricolo, con l'intento naturalmente di addivenire ad una messa a punto di questo percorso che, per le ragioni che ho fin qui esposto, giudichiamo virtuoso e giudichiamo un'opportunità per il territorio regionale. Due ultime considerazioni, se mi è permesso, a margine di questa interrogazione, ma credo che l'occasione sia propizia per puntualizzare alcuni aspetti anche alla luce di dichiarazioni apparse sulla stampa in questi giorni. La caccia al cinghiale è regolata dalla legge 157, come ho detto poc'anzi, la quale prescrive che ci sono 3 mesi di attività dedicata alla caccia di questa specie. Punto. Punto. 3 mesi. Lo sancisce una legge dello Stato italiano. E fino a prova contraria siamo in uno Stato dove le leggi nazionali sono vigenti e vengono applicate. L'attività può proseguire non con l'attività di caccia, ma può proseguire con l'attività di contenimento e controllo. E chi ha invocato l'allungamento improprio e inopportuno del periodo di caccia, chiamando in causa l'emergenza della peste suina, a queste persone faccio presente che nelle zone dove la peste suina è stata riscontrata è stata inibita l'attività di caccia, proprio perché va a favorire la dispersione degli animali nel territorio e quindi favorisce lo sviluppo, non il contenimento della peste e della minaccia che essa comporta. Prego. Grazie, grazie Assessore per la risposta, e ci conforta il fatto sia che è possibile realizzare anche nella nostra regione una filiera controllata della carne di cinghiale, che quindi un problema può tradursi in un'opportunità, in una risorsa reale, oltre ad una valorizzazione del nostro territorio, perché sappiamo perfettamente comunque il gran numero di carne di cinghiale che è presente sul nostro territorio e che potrebbe essere consumato, certamente più genuino rispetto a quello che compriamo nei supermercati e ci arriva da fuori Italia. Quindi grazie Assessore anche per il lavoro che sta portando avanti con il suo assessorato per appunto dare effettivamente concretezza a questa proposta che io oggi ho sollevato, ma era già nelle sue intenzioni e in quelle di tutta la Giunta. Grazie consigliere, quindi passiamo e anticipiamo l'oggetto numero 43, procedure concorsuali di Umbria Digitale SCAR, richiesta di chiarimenti alla Giunta regionale. Prego consigliere Meloni. Grazie Presidente. Dunque l'interrogazione è un pochino lunga, io cercherò di riassumerla diciamo sottoponendo all'assessore alcune criticità che noi abbiamo riscontrato nelle procedure concorsuali di Umbria Digitale, partendo dal fatto che la legge regionale del 2 agosto 2021 procedeva ad approvare la fusione tra Umbria Digitale nella fusione in Umbria Salute.
che contestualmente avrebbero assunto dal 1 gennaio 2022 la denominazione di punto zero SCARL. Ora ovviamente l'efficacia di questa fusione a decorrere dal 1 gennaio 2022 comporta una continuità a pieno titolo di tutto il patrimonio attivo e passivo, compresi anche ovviamente tutti i rapporti di lavoro in essere. Ora, sapendo che il 1 gennaio ci sarebbe stata questa fusione, in ogni caso Umbria Digitale ha indetto il 29 ottobre 2021 ben 17 procedure concorsuali per l'assunzione di 36 posizioni a tempo indeterminato. Le 17 procedure concorsuali, quindi bandi di concorso banditi, sono sostanzialmente per 36 profili tecnici che vanno dall'help desk, quindi l'assistenza e il supporto al cliente che chiama, la conoscenza, l'interazione e la comunicazione attraverso il mondo dei social. E ovviamente quello che c'è anche da rilevare in questo caso è che il bandi aperti il 29 ottobre e chiusi a fine anno in piena pandemia, con una bassissima comunicazione di massa, e questo lo vediamo dal numero dei partecipanti per concorso, e anche ovviamente in pieno clima natalizio, e questo probabilmente ha comportato anche una minor partecipazione ai bandi stessi. In generale quello che si rileva anche è, oltre alle tempistiche, anche i criteri che sono stati selezionati, perché si sono equiparati lauree a, come punteggio intendo, a diploma di scuola media secondaria. Si è dato un punteggio molto alto, per esempio, a requisiti come il possesso della patente di categoria B, come se fosse un criterio assoluto per poter lavorare in un'azienda. Eventualmente è un criterio aggiuntivo, ma se viene equiparato a un titolo di studio oppure ad una pubblicazione scientifica, come è stato fatto nell'assegnazione dei punteggi, capite bene che risulta un po' anomalo. Non a caso, soprattutto in uno di queste 17 procedure, che è esattamente il profilo destinato al multi-channel content specialist, prevedeva la possibilità prima di partecipazione soltanto con il titolo di studio di laurea, che ovviamente, essendo un profilo tecnico in materie scientifiche, quindi matematica piuttosto che informatica o ingegneria. Poi, con un atto successivo, e qui ritorna un po' il tema di nuovo, si fanno atti successivi dopo che escono i bandi di concorso, quello che abbiamo anche sottolineato per Umbria Salute, del 15 novembre del 2021, che tra l'altro è reperibile anche nella pagina della procedura selettiva di Umbria Digitale sotto la voce chiarimenti, apriva la possibilità di partecipazione anche a coloro che erano in possesso di un generico diploma di scuola secondario superiore. Quindi, tra l'altro, nella richiesta dei criteri, considerando che sono comunque tutti profili tecnici, manca anche la richiesta, per esempio, di una certificazione informatica, che solitamente viene richiesta ovunque, per esempio la richiesta della conoscenza della lingua inglese, che sappiamo bene che per certi tipi di profili è una richiesta solitamente di conoscenza medio-alta, qui è proprio praticamente basica anche per quello che viene richiesto. Ci sono appunto questi punteggi a cui facevo riferimento prima, e oltretutto anche soprattutto per quello specifico profilo del multi-channel, la prova orale consisteva in colloquio, era titoli e colloqui, non titoli ed esami. Noi sappiamo che queste sono società a partecipazione pubblica 100%, quindi mi sembra che sia un ritorno a fare un mix tra quello che è il diritto privato e il diritto pubblico. Quindi
C'è da dire che in alcuni profili c'è davvero una scarsa partecipazione. In questo momento questa cosa, soprattutto con un diploma di scuola media superiore, fa veramente riflettere. E che anche nelle graduatorie, soprattutto per il profilo di multi-channel specialist, è composta, diciamo, soltanto 9 domande e 5 candidati, di cui 3 tra l'altro già dipendenti a tempo determinato dell'ente stesso, che è comunque in via di trasformazione. Quindi quello che oggi noi chiediamo alla Giunta regionale è conoscere un po' quelle che sono state le misure adottate per dare vasta e piena pubblicità, soprattutto in un momento in cui sicuramente c'è anche una grande richiesta di lavoro nella nostra regione in particolare, per conoscere anche se tutti i candidati ammessi a quell'unica prova concorsuale prevista per il reclutamento di 2 profili specificatamente riferiti al multi-channel content specialist abbiano svolto tutti in presenza, così come contenuto nella delibera del bando concorsuale, per conoscere anche si ritiene opportuno che ben 17 procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 36 nuove unità di personale vengano bandite dall'amministratore unico di nomina politica della stessa giunta. E alla fine, se verificati tutti i punti di cui sopra, se si ritiene opportuno o si sta valutando in autotutela la possibilità di annullare tali procedure di selezione. Grazie. Grazie, raccomando ai colleghi consiglieri di rispettare i tempi. Prego, Assessore Fioroni. Sì, devo dire che ascolto, ho letto più che altro questa interrogazione con una certa perplessità. Innanzitutto si fa riferimento al fatto che una amministratore uscente, a seguito di una fusione, abbia bandito un concorso, ma io vorrei far presente che in questa situazione il concorso è stato bandito perché funzionale alla successiva fusione, perché servivano quei profili, perché il tema delle licitazioni, della digitale, delle competenze, del supporto al cittadino con tutti gli strumenti digitali non può prescindere dalle tempistiche tecniche di una fusione. Quindi ben venga l'amministratore unico che con efficacia ed efficienza è riuscito a far uscire i bandi come gli era stato mandato e come richiesto dall'Assemblea dei Soci con piano approvato il 30 aprile del 2021. Era un obiettivo che doveva traghettare Umbria Digitale alla fusione. È stato fatto in tempo efficace e in maniera efficace. Per quanto riguarda la pubblicità, ma signori, ci sono dei criteri di trasparenza pubblica, quella che nel sito viene chiamata amministrazione trasparente, ci sono delle sezioni dei portali, sia di Umbria Digitale che della regione, in cui vengono esplicitamente riportati e gli avvisi. E adesso sentire dire che qualcuno non ha partecipato a un concorso per clima natalizio, adesso non so se a Natale ci sia una gioia tale per cui le persone tendono a non partecipare a un concorso, a non ragionare sulle proprie opportunità di futuro. Ma poi la risposta è stata alta, perché per i 120 avvisi sono state presentate complessivamente 123 candidature, 72 candidature per i profili ICT, 38 candidature per i profili di desk agent, 13 candidature per i profili di staff. Allora, che non sia stata data pubblicità, a me sembra del tutto non corretto, sbagliato e pretestuoso. Non solo, diciamolo. Diciamo che quando si parla di titoli di studio, i titoli di studio vengono definiti in maniera esclusiva o cumulativa. Che succede? Succede che in questo caso il bando prevedeva che in maniera alternativa poteva andare bene sia il diploma che la laurea. Allora, nel momento in cui sul bando c'è scritto diploma, laurea e poi il punto successivo diploma, io vi svelo una novità, almeno a me non è mai capitato di incontrare nella mia vita un laureato che non sia diplomato. Quindi va da sé che laddove viene indicato il diploma, questo sia alternativo anche al titolo della laurea.
Poi diciamo quello che non è stato detto in questa aula, ma è presente nella richiesta, il fatto che abbia partecipato anche al concorso il segretario di un assessore. Anche su questo io mi piacerebbe fare presente che in questo caso, sempre sul tema della trasparenza, con grande discontinuità rispetto al passato, ad esempio la commissione di selezione era differente dalla commissione che ha fatto le domande, i criteri erano quelli delle domande presentate in busta chiusa, quindi anche in questo caso qualcuno potrà parlare di un'opportunità, ma secondo voi è inopportuno ciò che è legittimo e ciò che è di diritto? E nell'interrogazione si parla ad esempio della pantouflage, che è quella norma che vieta a chi, dipendenti che negli ultimi anni abbiano svolto con potere negoziale, autorizzativo, la possibilità di partecipare a concorsi pubblici. Io mi auguro che un segretario non abbia potere né negoziale né autorizzativo, perché saremmo in un contesto veramente di pura follia. Quindi anche quando si fanno le osservazioni ritengo che è opportuno farlo studiando le norme, perché ripeto, criteri di trasparenza a cui facciamo riferimento sono criteri di trasparenza forse mai visti in precedenza. E ancora, permettetemi, la possibilità di presentare di partecipare all'esame in via orale per impedimento medico. Forse vi sfuggerà che al punto 9 del bando la prova orale poteva essere svolta in videoconferenza, laddove, e come è stato fatto, un candidato ha presentato la dichiarazione, il certificato medico di positività, e lo è stato fatto anche questo in presenza degli altri candidati, in piena trasparenza, con condivisione dello schermo, e come previsto oggi dagli strumenti digitali. Allora dovremmo trovare illegittima la DID, la DAD, tutte quelle forme di esami o di didattica che prevedono gli strumenti digitali? Vi ricordo che siamo nel mezzo di una pandemia e larga parte dei concorsi pubblici prevedono la possibilità che i candidati possano partecipare, anche se positivi, con modalità a distanza. Quindi io ritengo che le insinuazioni che sono state fatte in questi giorni sui giornali, in questa interrogazione, mi fanno ripensare a una canzone di De André, cantatore a me molto caro, in cui si diceva, e sapete che in quest'aula non ho mai citato il passato, ma si diceva De André, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Meloni. Sì, infatti, loro sono bloccati. Allora, guardi, io, certe volte uno prova davvero a stare, come dire, sul tecnico e non entrare veramente a gamba tesa laddove veramente si potrebbe, e lo si fa per educazione, per stile, però ad un certo punto poi certe risposte sono veramente irricevibili. Ma veramente si pensa che noi siamo qui a prendere gli schiaffi e con l'anello al naso accettiamo lezioni di etica e di morale, facendoci credere e citando, di tutte le questioni sottoposte, non è stata risposta a una. Addirittura l'unica cosa, oltre all'arringa perfetta, è stato dire che non si fanno i concorsi, ma come, le assunzioni sotto il periodo natalizio, perché in clima natalizio, ma questa giunta assume sempre due pesi e due misure? Intanto la questione legata alla parte di svolgimento orale o scritto c'è, vi ricordo che nell'avviso c'è un ultimo atto, un'ultima delibera del 10 dicembre 2021, cioè quasi meno di una settimana prima. Consigliere, la prego di sintetizzare la replica, perché nell'illustrazione è stata molto lunga. Sì, la sintetizzo, ok? Ma il 10 dicembre 2021 nella delibera c'è scritto che la mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede prestabiliti sarebbe stata considerata come espressa rinuncia al concorso, a prescindere dalle cause
dell'assenza anche indipendenti dalla volontà dei candidati. No, no, assessore, mi dispiace, bisogna stare nei fatti, le arringhe non si fanno in quest'aula, fumose, come a dire, noi saremmo bocca di rosa, sì certo, inoltre le ricordo che nella questione che lei riferiva rispetto al suo segretario, che io in maniera elegante non ho neanche citato, si vada bene a leggere le affermazioni che si fanno anche a mezzo social, dove peraltro questi 17 procedure concorsuali devono essere inseriti i candidati, le risposte che vengono date al consigliere De Luca, dove sembra che addirittura degli atti passano per i tecnici, ma di che cosa stiamo parlando? Per fortuna nell'epoca digitale esistono i screenshot, esistono delle risposte pubbliche che leggiamo tutti e che contraddicono a quello che lei ha detto. Contraddicono, allora quando si parla di legge, cioè forse dovremmo fare delle regole sulla trasparenza. Per favore, perché consigliere, concluda. E vado a concludere. Di tutti i quesiti che sono stati inseriti in questa interrogazione, che sicuramente non voleva andare poi alla fine a dare queste ulteriori riaffermazioni, non c'è una risposta tecnica, non c'è niente, anzi c'è una contraddizione continua rispetto a queste che sono le procedure concorsuali. Poi sulla questione della comunicazione, lei ha citato i 123 candidati, dimentica che in alcune di queste 17 procedure, guarda caso quelle di interessi particolari, ci sono 9 candidati, 8 candidati e 5 ammessi. Quindi facciamo interessi particolari generali. Se noi siamo bocca di rosa, per favore consigliere, che di volte. No, in quest'aula un mucchio di volte. Basta, abbiamo sentito concluda. Cose, assolutamente sì che me ne assumo la responsabilità, come voi dovete assumervi la vostra, oggi di quello che lei ha detto, che noi siamo bocca di rosa e che da 2 anni e mezzo continuate a ripetere. Allora forse ci vuole anche un po' di serietà quando si danno le risposte e magari state più nel tecnico, perché io nel mio quesito c'ero stata. Consigliere, per favore, grazie.